I vulcani nel nostro immaginario sono sinonimo di pericolo, portatori di morte e distruzione, ma nella realtà rappresentano centinaia di piccole e grandi porte di comunicazione con il misterioso nucleo della Terra. I vulcani sono quegli oggetti presenti sulla superficie della Terra che danno le maggiori informazioni su quello che succede all'interno del nostro pianeta. Utilizzando una cosa che conosciamo bene, che è il cammino di casa, il vulcano è il cammino attraverso il quale il centro della Terra comunica con l'esterno. Per prevenirne gli effetti più distruttivi, i vulcani sono studiati da ben oltre due secoli con i più svariati strumenti e tecnologie, soprattutto perché, nonostante la loro pericolosità, milioni di persone hanno deciso di avere un vulcano per vicino. Il pericolo associato a questi vulcani non è tanto il fatto che esistano di per sé, è il fatto che di tanto in tanto hanno, come dire, un'attività superiore alla norma e quindi possono, per esempio, manifestarsi con un'esplosione improvvisa, con il conseguente, diciamo così, magma fuoriuscito e quindi anche delle colate di fango rovente, piroclastiche, tutte cose di questo genere, oppure, cosa anche molto pericolosa, le nubi di gas. L'eruzione altro non è che l'arrivo in superficie della Terra del materiale, il magma, che si trova nelle sue profondità. Questo materiale, oltre ad essere molto caldo, quindi avere comunque una densità minore rispetto al materiale che lo circonda, è anche ricco di gas. Questo gas, come trova delle fratture, delle possibilità di fuoriuscire, ovviamente va verso l'esterno e nel fuoriuscire porta con sé anche parte del materiale fuso che si trova all'interno di queste cavità che si chiamano camere magmatiche. L'arrivo di questo magma in superficie produce una serie di fenomeni: la rottura della crosta terrestre, la fratturazione, quindi i terremoti, una deformazione lenta, un diciamo, stiramento quasi come se fosse un palloncino elastico della crosta terrestre e l'emissione di materiale, come in questo caso, quindi di rocce, sui fianchi del vulcano. Dei vulcani che produrranno eruzioni di tipo esplosivo ed altri invece di tipo effusivo. Più gas contiene il magma, più sarà il potenziale esplosivo. Nell'immaginario delle persone il vulcano è sinonimo di distruzione. In realtà il rapporto tra uomo e vulcano è un rapporto di progresso, di crescita. Ma l'uomo, dal momento che vide la prima fiamma, probabilmente dovuta a un fulmine che ha colpito un albero e quindi scoprì il fuoco, è sempre stato ipnotizzato dal fuoco stesso. L'uomo è attratto dal vulcano per molti motivi, per motivi economici, per motivi climatici, e perché il vulcano comunque di solito è associato con territorio fertile. Vulcano è anche sinonimo di fecondità. Le ceneri vulcaniche sono infatti uno straordinario fertilizzante, ricco di sali minerali, che nutrono le piante più di qualsiasi altro ritrovato chimico creato dall'uomo. Beh, gli aspetti positivi di un vulcano sono soprattutto il fatto che tutti i materiali che sono fuoriusciti da eruzioni precedenti hanno creato un terreno estremamente fertile. E quindi, dal punto di vista dell'uomo, è un terreno che gli permette di avere coltivazioni diciamo molto non intensive, ma soprattutto buone, di buona qualità. Considerate che i romani scelsero di costruire la loro città proprio alle pendici di un vulcano, quello dei Colli Albani, proprio perché avevano capito che quel terreno era più fertile di altri. Nel corso della storia ci si è resi conto che vivere vicino a un vulcano può avere dei vantaggi. Il vantaggio principale è quello che è comunque una zona rilevata, quindi soprattutto in passato, quando esisteva il problema di zone non proprio salubri nelle zone pianeggianti, avere comunque una zona rilevata poteva essere un vantaggio. La presenza dell'acqua è molto importante, possibilità di avere molte sorgenti, tra l'altro un tipo di acqua molto buona. Roma sorge appunto alle pendici di un vulcano e noi possiamo per esempio ricordarci degli acquedotti, gli acquedotti che hanno portato l'acqua a Roma fin dall'antichità, che hanno dato la possibilità a Roma di espandersi. I romani bevevano inizialmente l'acqua del Tevere, però l'aumento della popolazione chiaramente portava a inquinamenti, portava a problemi che potevano essere anche sanitari. I Colli Albani sono stati sempre una grande risorsa di acque, di materiali da costruzione, di materiale per costruire acquedotti e la stessa rete viaria. È come una colata
che si è manifestata fino alla città e che ha creato appunto tutto questo terreno molto, molto fertile, ma anche molto sedimentario, tutto sommato. Il rapporto quindi della città con il vulcano, che al giorno d'oggi, ripeto, è quiescente, quindi non è che sta dormendo per sempre, sta lì buono e ogni tanto fibrilla un pochino, no? Il calore contenuto nella terra è usato dall'uomo fin dalla preistoria attraverso le sorgenti termali impiegate per fini terapeutici, ma anche semplicemente come piscine. Ma quello stesso calore che muove le acque e crea i geyser, già alla fine dell'Ottocento, proprio in Italia, è stato utilizzato per produrre elettricità. La prima vera centrale geotermica è stata creata a Lardarello in Toscana. Geotermia invece è, diciamo così, la possibilità di poter sfruttare il magma sotterraneo che quando arriva quasi a livello di superficie lo possiamo utilizzare proprio per creare energia attraverso, diciamo, sia fonti balneari da una parte che proprio centrali geotermiche dall'altra, tipo la Lardarello in Italia, tanto per dirne una. E dopo averci dato l'atmosfera per respirare e quei preziosi serbatoi d'acqua che sono gli oceani, i vulcani ci hanno offerto il materiale migliore per costruire le nostre case e le strade per collegarle. Il vulcano ha sempre messo a disposizione risorse importanti che l'uomo ha utilizzato fin dalla sua comparsa sulla Terra, l'ossidiana come materiale per costruire le armi, oppure come hanno fatto i romani, siamo qui sull'Appia Antica, il pavimento di questa strada è stato costruito utilizzando un materiale vulcanico. I materiali stessi che sono fuoriusciti sono basaltici, piroclastici, eccetera, e quindi le strade romane sono fatte soprattutto con questi materiali, perché è un materiale molto duro, resistente nel tempo e così via. E tutto questo materiale di costruzione era incentrato su tufo chiaro, il tufo giallo, rossastro romano, oppure per esempio le cave di basalto per formare i basoli o quelli che attualmente si chiamano sanpietrini. Inoltre le pozzolane, che sono in pratica dei materiali, dei lapilli, diciamo, incoerenti, che messi insieme a calce formavano una malta idraulica. Una malta che ha dato anche la possibilità di costruire delle strutture a volta tipiche dei romani, come per esempio la volta del Pantheon. Come abbiamo visto, i vulcani sono per tanti motivi dei buoni vicini, ma per mantenere un buon rapporto con loro è fondamentale continuare a conoscerli e controllarli. I vulcanologi dell'INGV, con i loro rilevamenti sul terreno, ci aiutano a capire come funziona un vulcano. L'INGV è un istituto di ricerca essenzialmente. Si occupa dello studio della parte sia della superficie terrestre che dell'interno della Terra, che anche della parte dell'atmosfera, alta atmosfera, e delle relazioni sole-terra. Quindi si occupa di tantissimi ambiti di ricerca, non solo quelli legati ai terremoti e ai vulcani. Il monitoraggio significa osservare tutti questi fenomeni. Come li osserviamo? I terremoti con una rete sismica. La rete sismica è un insieme di strumenti, i sismometri, che vengono distribuiti sul terreno. Le loro informazioni arrivano in un centro di raccolta, una sala sismica, in cui il ricercatore analizza i dati e dà indicazioni su dove avvengono i terremoti e qual è la loro energia. Le deformazioni del suolo anche vengono misurate da strumenti specifici, particolari. Il GPS ci dà le informazioni su come si sta deformando la crosta terrestre. I gas vengono misurati da strumenti posizionati sul terreno, ma anche da vulcanologi che vanno sul terreno a misurare, proprio a raccogliere il gas che viene emesso dalle fratture. Ognuno di questi fenomeni ci dà una serie di informazioni che sono utili anche per capire l'approssimarsi, l'avvicinarsi di un evento vulcanico importante. Avere un buon sistema di monitoraggio e di studio di questi fenomeni è fondamentale. Ovviamente tutto questo non deve rimanere all'interno dell'istituto di ricerca, ma deve essere in qualche modo trasferito alla comunità. Ma quando un vulcano non è facilmente accessibile e per misurare fenomeni che a terra si notano appena, ci servono le osservazioni dallo spazio dei satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. L'ESA è un'agenzia intergovernativa, un'agenzia internazionale, finanziata da 20 Stati membri in collaborazione con il Canada.
e si cerca di spingere lo sviluppo della tecnologia spaziale in Europa. I satelliti sono quindi delle piattaforme che portano a bordo una serie di strumenti dedicati a studiare un preciso aspetto dell'ambiente. Gli strumenti a bordo di un satellite di osservazione della Terra sono un po' come gli occhi. Un satellite è una piattaforma che orbita a volte a 36.000 km dalla Terra, nel caso in cui siano satelliti di tipo geostazionario, a volte molto più vicino alla Terra, 800 km dalla Terra in media, e questi sono spesso i satelliti di telelevamento di osservazione della Terra che studiano gli aspetti ambientali. Allora, quando noi parliamo di osservazione della Terra, intendiamo lo studio del pianeta dallo spazio. È qualche cosa che è nato, direi, al tempo dei primi lanci dei palloni e dei dirigibili. Abbiamo satelliti, ad esempio, dell'Agenzia Spaziale Europea che studiano soltanto lo spessore dei ghiacci grazie a uno strumento che è un altimetro a bordo, altri satelliti che studiano la chimica dell'atmosfera, altri che studiano la direzione dei venti. Ci sono poi satelliti che hanno più la valenza ambientale e satelliti anche che invece hanno più una vocazione di essere satelliti meteo, quindi a studiare precisi aspetti meteorologici. In generale, per quanto concerne il monitoraggio dei vulcani, si usano tecniche combinate. Quindi si usano strumenti combinati a bordo di vari satelliti per vedere da una parte la chimica dell'atmosfera nel caso dell'eruzione di un vulcano e quindi lo stato dell'aria e dell'atmosfera attorno alla zona interessata del vulcano nel caso dell'eruzione, ma si utilizzano anche altro tipo di strumenti che ad esempio fanno un monitoraggio sulla direzione dei venti per cercare di capire, di prevedere e di monitorare dove la nuvola, diciamo, interessata potrà dirigersi. Questi strumenti a bordo di satelliti sono molto importanti per la vulcanologia perché servono sia per lo studio della topografia del vulcano che per le sue deformazioni. In particolare, dopo un'eruzione vulcanica, tipicamente c'è uno sgonfiamento della camera magmatica e quindi, combinando un'immagine radar presa prima dell'eruzione e dopo l'eruzione, si riesce a misurare il cambiamento di altezza del vulcano dovuto proprio alla fuoriuscita di materiale magmatico. Si usano oltre a questo anche delle tecniche radar, cosiddette di interferometria, che studiano movimenti millimetrici del terreno, combinando appunto una tecnologia molto avanzata dove l'Europa è alla punta a livello mondiale, per vedere i movimenti millimetrici del terreno, cioè vedere a volte se il vulcano respira, se il vulcano si muove e quindi se il vulcano potenzialmente può avere delle eruzioni in certi tempi. Oltre ai sensori radar per la vulcanologia ci sono sensori ottici che misurano per esempio la mappatura delle colate di lava e questo permette di vedere sia colate recenti che colate antiche. Ci sono strumenti sensibili all'infrarosso, per esempio l'infrarosso termico, per studiare hotspot, quindi punti caldi e quindi la presenza di lava in superficie. Ci sono sensori nell'ultravioletto per misurare la presenza di certi gas, come il diossido di zolfo, nei pennacchi delle eruzioni vulcaniche. Prima dell'esistenza dei satelliti, istituti di sorveglianza vulcanica usavano delle misure in situ, cioè prese sul luogo. Questo ha bisogno della presenza intanto dell'uomo, quindi osservatori vulcanologici, o comunque dell'accessibilità del vulcano per poter andare a montare degli strumenti. Questo non è possibile ovviamente su tutta la Terra. Ci sono zone remote in cui non è possibile avere osservatori vulcanologici, anche se ci sono insediamenti umani vicino. E in questo caso l'unico strumento è lo strumento offerto dal satellite, quindi immagini e dati presi da satelliti. Le agenzie spaziali del mondo, o almeno tutte quelle che hanno satelliti di telelevamento, quindi satelliti che guardano la Terra e che studiano gli aspetti ambientali, si sono federate per lavorare insieme sull'attività dei disastri naturali. Mettono a disposizione i dati delle loro missioni e mettono a disposizione la loro esperienza e la loro expertise per poter fornire a chi opera sul terreno quando avvengono disastri naturali, come le protezioni civili, la Croce Rossa, aiuti umanitari, le Nazioni Unite, delle carte e dei prodotti che servano appunto a chi opera sul terreno del disastro. C'è quello che si chiama il charter dei disastri maggiori che in realtà permette a tutti i sistemi satellitari, non solo il nostro dell'ESA, quindi dell'Europa, di orientarsi immediatamente nel momento in cui c'è una protezione civile che annuncia un disastro da qualche parte, su quella località. L'ESA fa un coordinamento con le altre agenzie, vede quali sono i dati
satellitari disponibili sulla zona, dà il tasking, quindi dà il mandato a qualcuno di produrre quanto prima e quanto più velocemente le carte, i prodotti che servono a chi opera sul territorio, e anche cerca di organizzare la riprogrammazione del satellite per vedere se si può riprogrammare il satellite a passare quanto prima, quanto più velocemente sopra la zona interessata. La collaborazione tra ESA e NGV è molto importante ed è una collaborazione direi molto interessante, perché l'ESA da una parte ha come mandato di costruire, lanciare e operare i satelliti e quindi fornire i suoi dati a chi realmente li usa, e gli NGV è un partner importantissimo perché da una parte conosce realmente il territorio, conosce le esigenze, utilizza i dati e ci dà un ritorno reale, scientifico, di un utente vero che questi dati li usa per delle tematiche importanti di interesse di tutti e di tutti i cittadini. Beh, il mix che viene a formarsi è una cosa magnifica, che è forse lo scopo primario e finale, tra l'altro, della scienza e della tecnologia, che è l'informazione integrata, dove c'è lo specialista tecnico e scientifico, dallo spazio per esempio, che servono con l'interpretazione delle immagini e dei dati, e dall'altra parte l'utente finale, cioè lo specialista della disciplina. E il dialogo fra i due è tale per cui lo specialista si nutre le nostre informazioni e noi le nostre informazioni le aggiustiamo perché lui si nutre al meglio possibile. Insieme ESA e INGV ci permettono di conoscere veramente i nostri amici vulcani, meglio di come potremo mai conoscere qualsiasi altro amico o vicino di casa.